Sa, non morto. Lei zombie, inizi. Perché io l'ho uccisa, ma a quanto pare... Io sono immortale. Sì. Io sono Highlander, cazzo. Io sono over. Sono una cosa incredibile. Il top tier non è proprio il massimo. Sei proprio over coglione, proprio. Eh? Ops. Ok, cari ragazzi. Vabbè, dai, torniamo seri. Dica cosa abbiamo tra le mani. Abbiamo tra le mani una pistola, che è molto lunga perché è molto carino. Le persone che fanno, che si divertono masturbandosi così... usano questo tipo di pistole qua perché hanno una canna molto lunga, no? Ecco, brutta cosa. Abbiamo un pradone qua vicino, io metterei un tappo prima che ci venga da dietro e è un casino. Quindi è per questo che tu hai comprato la pistola così lunga? Non pensavo fossi così... Oddio, questo mi spara addosso. Ok, sta caricando un fucilino piccolo. Ok, torniamo serissimi. Allora, questa è una pistola della VG, WG. È un revolver con canna da... 8 polliciozzi, vedi? Un polliciozzo, 8 polliciozzi, vedi? Ce ne stanno 4 dei tuoi. Sai che si ferma da cum, cari ragazzi. 8 pollici, cara, 8 pollici. Ci siamo. Yes. Abbiamo, non so che cazzo dire, a CO2, solamente CO2. Bella. Se non sai dire, lo dico io. Ok, tenga. Okay. Ha già detto che è a CO2, ok, il CO2 l'ho detto io. Va... dove? Va qua, guarda. Basta tirare indietro sto robo e troviamo il vano per il CO2. Allora, io direi subito, parlando di CO2, che qua c'è, non c'è la classica vite a cacciavite o a brugola, ma c'è una vite con una presina, un robino, che cazzo ne so, che si può piegare così si nasconde dopo. Sì, ma io ho paura che prima o poi quello si rompa. Perché ha paura? Perché è in plastica. Ok, la vite è in metallo, però questo pernettino qua, o questa robina che non so che come si chiama, è in plastica, però comunque è utilissima. Sì, è utilissima, ma non è che in plastica tanto convincente, cioè non è solida, cioè non è dura. No, vabbè, apprezziamo lo sforzo di aver messo una roba e non una classica brugola che devi portarti dietro il cacciavite o il brugolone. Apprezziamo. Okay. Ci hanno messo l'idea, non potevano metterci anche il materiale. Del resto, con calma. Del resto. Che del resto poi non è una pistola che costa tantissimo, quindi non è che puoi avere il top. Parlando appunto di plastica, questa che vedete qui è plastica, non è legno ma è plastica. Anche se in effetti, effettivamente, io quando l'ho presa in mano la prima volta... Primo impatto sa di legno. Primo impatto visivo sembra legno. Quando la prendi in mano senti che è plastica. Cioè, sì, no, poi basta che la guardi bene e vedi anche che è plastica. Ovvio. Ma okay. Primo impatto visivo è molto simile al legno. Okay. È colorata molto molto bene. Sì, riesco a riaprirla perché volevo far vedere un'altra cosa. Ok. Qui, sempre qui dentro... abbiamo anche la regolazione della potenza, erro? Esatto. Ok. Uscita del gas, uscita del CO2 in questo caso e quindi potenza. Un po' più bene. Tramite questa volta una brugolina e cacchio, ok? Ci sta questa volta. Questa volta ci sta. E niente, basta girare e regoliamo la potenza. Però, non usiamo troppo perché poi il cane non si muove neanche più, non riuscite neanche a sparare. Esatto. Ok? E c'è anche da premettere un'altra cosa. Anche se la regoli il più duro possibile, la pistola non diverrà mai overjoule. No, perché no. Comunque spara a 0,06 di base. 0,06, 0,07. È regolata al limite proprio del... oh, madonna quanto è duro! Arrivi a un 0,8. Questo perché? Perché la pistola... diciamo che... non è chiusa, non ha delle camere, ok? Cioè il gas passa al bossolo, il bossolo c'ha uno spazio e poi arriva al pallino. Quindi si disperde molto il CO2. Quindi il CO2 qua sono 6 colpi, ma con una bombola di CO2 quanti colpi fare fuori? 8 caricatori. Quindi... 6x8. 48. Vabbè, io pensavo molto di meno, sai? No, la dispersione la senti quando la vedi il pallino che fa... che fa blu. È questo perché lui sta dicendo, perché quando poi che fa blu, questo denota un altro piccolo difetto di questa pistola, ovvero lo pop fisso. Esatto. Non ha regolazione lo pop, quindi non c'è un pop qua. Se spara dritto per 20 metri. Sì. Poi dopo 20 metri. Poi quando finisce proprio il CO2 fa 3 metri. Vabbè, parlavamo dei proiettili. Allora, qua abbiamo un tastino, l'unico tastino della cosa. Bella carina. Ok, l'unico tastino che abbiamo sulla pistola è questo qua, che se tiriamo totalmente indietro... Io facevo per le persone per mute, mute, sorde, sordi. I sordi.
Indietro abbiamo la sicura. Fammi la sicura, com'è? Poi a metà del percorso spariamo. Ok. E se tiriamo, se tiriamo tutti in avanti, esce il tamburo. Ok? Che gira, fa figo. Fa molto figo, eh. Devo girare? No, non ce l'ho fatta. Vabbè. Questi, dopo queste figure di merda, andiamo a trovare i nostri bossolini. Che basta pigiare sto rubino qua. Ok? E tac. Fammi un tac. No, un tac. Tenga. Allora, bossolino, un colpo per bossolo, quindi sei colpi, forse ho detto mille volte ma non so più cosa dire. Abbiamo la canna, che com'è prima giustamente, spingi che cazzo, come giustamente prima ha detto caro M, la canna è un pollice, ma è una canna un po' ballerina. Eh sì, perché balla un po'. Allora, i materiali sono veramente... ottimi. Eccelsi, chiedo scusa. Giornata di eccelsi. Ma io oggi non voglio parlare, io oggi voglio muovermi. Ok. Aia. I materiali sono fatti veramente bene. Sto parlando del metallo usato, ok? Stiamo parlando del metallo usato. Anche come esteticamente molto. Esteticamente molto accattivante. Mi faccia l'accattivante. Ok, qua abbiamo anche la possibilità di montare una slitta. Esatto. Ok. E adesso faremo vedere la foto adesso. Ok. Però la cosa ritornando, che okay, la canna, cioè la parte anteriore balla un po', quindi se andiamo a montare una slitta ballerà, cioè non è che sarà molto fissa, però vabbè. Per montare questa slitta dobbiamo tirar via la tacca di mira posteriore tramite questa vite, dobbiamo tirar via un pernettino qua che esce la parte superiore del tamburo e riusciamo a infilare la nostra slitta, poi rimontiamo il tutto e ci mettiamo la nostra ottica. Più di me, cazzo. Non okay? È capito questa cosa qua. Poi è semplice, come ho detto prima, è molto accattivante con questi fuori, questa spigolosità della pistola mi piace molto. Poi però purtroppo la fermo, scusa. A mio parere, purtroppo amanti delle pistole scarellanti, questa come avete appena visto è fissa, cioè è un revolver. È un revolver, però questo revolver comunque è fatto bene perché ha gira il tamburo. No, io sto dicendo che mi piace cane. Esteticamente, però preferisco un'arma scarellante. E ha il grilletto che può essere premuto in due modi, possiamo dire. Il primo modo è il classico, non armi il cane, fai una pressione più decisa del grilletto e poi fa tutta la pistola. Il secondo modo è tienete il cane, il grilletto arretra fino al limite e con una pressione minima spara. Armando il cane esce anche più CO2, quindi... Ma il cane che va in giro? Sì, quale cane? Perché io vedo un... Qual è il cane? Allora, aspetta. So qual è il cane. Allora, signore, questo qua è il cane, vedi il cane? Adesso cara in versione intelligente, no? Ma ladra almeno? Cagna quella? Cagna quando è una pistola, cagna. Ok. Perché è femminile, la pistola è cagna. Pistola. Vedi? Questo il cane arretra e fa avanti quando per sparare. Hai capito? Se c'era un pallino prendi in faccia H, devastante. L'avevo già contato prima, non c'era un pallino. Ultima cosa, ci sono nella parte sinistra, anche destra, serigrafato super, sport, eccetera. E in fondo i loghi della VG, basta. Perfetto, cari ragazzi, prova di tiro. Niente, dalla pistola, dal revolverino è tutto. Ricordiamo sempre i gargiulli a casa. Ho paura che non lo dicesse. Ricordiamo i gargiulli a casa di iscriversi al canale. Perché avevi detto dal revolverino è tutto, pensavo che dicessi da M tutto poi. Allora mi sono detto, cazzo, gli manca il mantra. E quindi mi dispiaceva. Posso provare a dire io una volta? Ci provo io, allora. Cari ragazzi, mi avvicino anche così magari non sbaglio. Cari ragazzi, dovete fare varie cose. La prima cosa, commentare. Iscriversi. Sta zitto. Se già parte così, uno prima deve iscriversi. Ma può anche non iscriversi, può fare quel cazzo che vuole. Ma si deve iscrivere per forza, perché sennò mi incazzo. No, non rompete le palle voi due, dai, ricomincio. Sì, è vero che non può iscriversi, allora, ma si deve iscrivere, zitto, no? Zitto, allora. Volete anche non iscrivervi, basta che commentate, mettete mi piace. Sì, ma io preferisco anche se si iscrivano. E se si iscrivete meglio, così vi arrivano le notifiche dei nostri video. Esatto. Io non sono iscritto, tra l'altro. Va bene, tu sei perdonato. Come sei perdonato? Perché non ho l'account youtuber. Allora va bene. Allora, se non avete account youtuber, createvi l'account youtuber e iscrivetevi.
se non ce l'avete, rimanete aggiornati, ogni tanto mettiamo un video a settimana, quindi ce l'hanno, fatevi iscrivere a vostra madre. Avete Facebook? Andate su Facebook, mettiamo un video anche lì, quindi da lì poi rimanete aggiornati per vedere i video su YouTube. Siamo tutti intelligenti. E su Facebook un messaggio privato ci mandate il link delle vostre amiche fighe, così ci parliamo un po'. Va bene, non è nessun problema. E soprattutto non mettete il, anzi, mettete anche il pollice in giù se non vi piace il video, ma almeno scrivete il motivo perché non vi piace, così dopo riusciremo a capire bene cosa migliorare e cosa no. Io lo faccio per i commenti. Va bene, indifferente. Comunque, cari ragazzi, è incredibile, sono quasi riuscito a dire il mantra, poi la prossima volta lo dirò ancora meglio. Sì, ci hai messo tipo 3 ore per dirlo. Ma lo stesso, sbagliato. Ma fa un culo. Basta. Dai, c'è tutto. M pure. T è malato purtroppo, se no. T è malato, doveva stato. Venire, no, sul serio, doveva venire, è malato. È malato. Oggi non è colpa sua, oggi l'ha castigato. Troppe parole. Oggi il divino doveva riposare. Come l'altissimo. Jonathan. Come comunque, cari ragazzi. Dai, c'è tutto. M pure, al prossimo video, Gargiulli. Ringraziamo H, che non ha il microfono, ma lo ringraziamo lo stesso. Basta. Non si sentirà. Ciao, Biro, e no, ricordiamo. Stay angry. E stay Biro.